Tempio di Apollo è un edificio di ordine dorico caratterizzato da una pianta rettangolare molto allungata, con 6 colonne sui lati brevi e 17 su quelli lunghi. Il doppio colonnato e una scalinata centrale, che consentiva un più comodo accesso all'interno, conferivano una grande monumentalità all'ingresso del tempio, sul lato orientale. Sulla scala erano posti gli innumerevoli doni votivi che i fedeli offrivano con devozione alla divinità, in quantità così elevate da coprire completamente la vista della gradinata. Doveva trattarsi, in alcuni casi, di statue che raffiguravano fanciulli nel pieno vigore della giovinezza, in altri di tavolette votive incassate nelle colonne. Sul gradino più alto del crepidoma, il basamento su cui sorgeva il tempio, un'iscrizione incisa con caratteri greci recita: Cleomenes, il figlio di Cnidieidas, fece ad Apollo ed alzò i colonnati opere belle. Una testimonianza importante della dedica del tempio ad Apollo, che ricorda la grande fatica impiegata per realizzare l'imponente peristasi di colonne monolitiche. Le colonne poste sul fronte del tempio sono state realizzate con un interasse maggiore rispetto a quelle sui lati, sia con l'intento di monumentalizzare l'edificio, sia con quello di condurre i visitatori verso l'interno, favorendone in modo più agevole il movimento. La cella, preceduta da un vestibolo d'ingresso scandito da 2 colonne, era suddivisa in 3 navate da 2 file di colonne disposte su doppio ordine. Una trabeazione lignea doveva sostenere la copertura del tetto. Sul fondo dell'edificio si trovava invece l'Abiton, un ambiente probabilmente destinato ad ospitare il simulacro del dio e i suoi tesori. Sui muri perimetrali della cella correva un massiccio architrave con sezione ad L, su cui doveva impostarsi un fregio scandito da metope e triglifi. Il coronamento dell'edificio era ravvivato da un rivestimento variopinto in terracotta, in cui predominavano il rosso e il blu. Motivi a treccia, a petalo e a meandro abbellivano così la parte superiore dell'edificio, mentre i gocciolatoi per lo smaltimento delle acque piovane assumevano la forma di eleganti rosette. Una grandiosa testa di gorgone decorava il frontone del tempio. Le zanne affilate e lo sguardo terrificante caratterizzavano il volto dai tratti mostruosi, posto a guardia e custodia solenne della casa della divinità. Un recinto sacro, chiamato Temenos, circondava il tempio e segnava il limite fisico tra spazi degli uomini e spazi degli dèi. All'interno del Temenos era posto un altare, decorato con volute e motivi vegetali, presso cui i sacerdoti effettuavano i sacrifici delle vittime da offrire alla divinità.